Oggi si esagera, ho passato un bel po' di orette a creare una timeline dettagliata delle future uscite Marvel Studios e finalmente potete gustarvela. Considerate che volevo farne anche una versione animata, ma stavo sgravando un po' tanto, magari in futuro. Sappiate che comunque parleremo solo dei prodotti annunciati ufficialmente con logo eccetera, mentre per tutti quelli teaserati in qualche modo, come ad esempio Shang-Chi 2 o Wonder Man e tanti altri, ci sarà modo di parlarne successivamente. Idem quelli Sony, oggi quindi parliamo solo dei prodotti ufficiali Marvel Studios. Questa che vedete era la situazione durante gli ultimi annunci Marvel, ma le date sono cambiate e c'erano alcuni prodotti senza titolo che oggi vediamo di rimpiazzare. Oltre a ciò, sappiate che non seguirò la divisione tra fase 5 e fase 6 perché ci sono progetti che si mischiano tra loro creando caos, ma ora ne parliamo. Quindi iniziamo con l'ultimo prodotto del 2023 ed il primo di questo listone, ossia la serie TV di What If stagione 2, in arrivo il 22 dicembre su Disney Plus con un episodio al giorno fino al 30 dicembre. Come già detto sarà una sorta di calendario dell'avvento Marvel e wow se mi piace l'idea, quasi lo vorrei ogni anno, vi giuro. Il trailer è stato figo e poi praticamente esce tra un mese, quindi l'attesa sarà brevissima. Chiaramente è un sequel della stagione 1 con alcuni di quei personaggi già visti ed altri nuovi, continuando l'esplorazione di nuovi universi alternativi per vedere come sarebbero andate certe storie se qualcosa. Poi passiamo al 2024 con la serie TV di Echo in arrivo il 10 gennaio con 5 episodi rilasciati tutti in blocco. Echo è già apparsa in Occhio di Falco e seguiremo le sue avventure ambientate tra lo scoprire i suoi poteri legati alla cultura nativa americana ed il combattere il capo del crimine newyorkese, Kingpin, insieme anche a Daredevil che si è intravisto brevemente nel trailer a cui ho già fatto la reaction. Ormai la serie è girata e pronta per il rilascio, quindi tra poco scopriremo se questa nuova formula di rilascio tutta in blocco stile Netflix funzionerà oppure no, ma credo che sia una cosa che faranno per pochi prodotti. Dopodiché abbiamo l'unico film del 2024, ossia Deadpool 3, in arrivo il 26 luglio, che tutti noi attendiamo come Natale per il ritorno di Deadpool insieme a Wolverine, senza considerare che sicuramente i due avranno a che fare con il multiverso. Le riprese sono circa a metà e furono interrotte a causa dello sciopero degli attori, ma dovrebbero riprendere a breve. Poi, e qui attenzione, ci dovrebbe essere la serie TV di Agatha Harkness in uscita il 19 settembre, serie che tra l'altro ha cambiato 3 volte nome e per ora si chiama Agatha Darkhold Diaries. Devo dire che sono super curioso di vedere una serie TV sulle streghe e quelle poche foto uscite dal set erano belle belle. Però perché dico che dovrebbe uscire il 19 settembre? Perché Marvel ha sì ufficializzato l'uscita per il 2024, dato che le riprese sono più che completate, ma il giorno effettivo è stato solo depositato presso l'ufficio americano di copyright, che deve essere informato di tutte le uscite. Quindi per quanto ci si possa fidare, consideriamo il 19 settembre come una data approssimativa, ed ecco cosa indica la linea blu che vedete nel grafico. Stessa cosa vale per il prossimo progetto, ossia la serie animata di Spider-Man Freshman Year, che dovrebbe uscire il 2 novembre. Non si sa quanti episodi saranno, ma si tratta della serie presentata anni fa al Comic-Con con tutti i concept art dei vari personaggi. A riguardo non ci hanno mai detto se viene considerata effettivamente nell'universo principale dell'MCU, anche se la presenza di Daredevil ed altri non dovrebbe permetterlo, dato che la serie sarà ambientata nel primo anno di liceo di Peter Parker. Inoltre l'animazione ha subito vari cambi, teoricamente adesso lo studio che se ne occupa sono gli stessi che hanno fatto Star Wars e The Clone Wars, io ne sono super fan quindi sono gasatissimo, però vediamo cosa uscirà fuori con il primo trailer. Poi continuiamo sull'animazione e parliamo di Marvel Zombies, la cui data d'uscita è fissata per un generico 2024. Ma considerata la natura un po' horror della serie, con tutti i vari personaggi Marvel zombificati, ho ipotizzato un rilascio verso Halloween. La linea rossa infatti significa ipotesi, anche se abbiamo detto che Spider-Man 2 uscirà il 2 novembre e quindi forse non pubblicheranno Zombies in quel periodo, anche se appunto dovrebbe rientrare nel 2024. E poi quasi stessa situazione per X-Men 97, di cui ho ipotizzato l'uscita in primavera e questo la vedo più plausibile più che altro perché c'è proprio un vuoto a livello di programmazione Marvel. Io amavo la serie originale e sono gasatissimo per questo ritorno. Teoricamente gli episodi sono già pronti da un po' di tempo, quindi aspettiamo solo un trailer con una data precisa. Ma ora passiamo ad un anno bello bello ciotto, ossia il 2025, che dovrebbe partire a gennaio con Daredevil Born Again. La serie ha subito un drastico rinvio, considerato che ora la stanno riscrivendo e sembra che dovranno rifare quasi tutte le riprese. Però, sempre secondo l'ufficio copyright, Marvel pensa di terminare tutto per la pubblicazione entro gennaio 2025. Speriamo.
Invece, tornando su date concrete, abbiamo Capitan America Brave New World in arrivo il 14 febbraio come film di San Valentino, anche se pure lui non è messo benissimo. Infatti le riprese sono finite a giugno, ma dopo delle proiezioni a porte chiuse, Marvel ha deciso di rigirare buona parte del film con altri 6 mesi di riprese, dato che a quanto sembra il riscontro è stato super negativo. Ne avevamo già parlato, ma vedremo quando ci saranno nuovi aggiornamenti. Passiamo quindi al film di cui tanto si chiacchiera in questi giorni, ossia I Fantastici 4, in arrivo il 2 maggio. Per ora ancora non abbiamo un cast, ma le voci sono tante, come quella di Pedro Pascal come Mr. Fantastic. Riprese comunque inizieranno nel corso del 2024, quindi sono più che in tempo per annunciare il tutto. Riguardo questo film però voglio puntualizzare il fatto che sia stato presentato come un film della fase 6, o in origine durante gli annunci Marvel, ma ora uscirà prima rispetto ad altri progetti che erano stati presentati come fase 5. Quindi questo è quel che dicevo ad inizio video, non ho inserito i nomi delle fasi proprio per evitare di creare ulteriore caos. Molto probabilmente però, come già successo in passato, Marvel cambierà semplicemente la fase di appartenenza a qualche progetto. Comunque poi abbiamo Thunderbolts in uscita il 25 luglio. Anche questo film è super rinviato, pure perché le riprese si sono subito fermate con lo sciopero degli attori, ma proprio in queste ore è uscita anche una mezza conferma secondo cui Steven Yeun interpreterà Sentry, cattivo del film, e ce lo vedo molto bene. Comunque Thunderbolts sarà la Suicide Squad Marvel e speriamo esca un bel risultato. Infine abbiamo l'ultima data scoperta dal deposito copyright, dedicata alla serie TV di Ironheart in arrivo il 3 settembre. Le riprese sono ormai finite tantissimi mesi fa, ma una data così lontana fa quasi pensare che vogliono rigirare qualcosa. O forse, se Ironheart non si collega a nient'altro dei vari progetti in uscita, se la stanno prendendo con calma per lanciarlo quando ci troviamo vicino a qualche altro progetto che possa connettersi, dato che per ora l'unico collegamento sarebbe Black Panther 2. Però concludiamo il 2025 con l'uscita di Blade il 7 novembre. Forse il 7 novembre, perché Blade è un film maledetto, è stato rinviato non so quante volte, infatti doveva uscire a novembre 2023, cioè in questi giorni, ed inoltre la sceneggiatura è stata cambiata molteplici volte, gli sceneggiatori sono cambiati a loro volta, il regista è cambiato e praticamente solo Marshall Ali è rimasto come unico membro del team originale. Io comunque sono curiosissimo di vedere un film su di lui che caccia vampiri, dato che sarà anche vietato ai minori di 18 anni come Deadpool. E questo era l'ultimo dei film rinviati negli scorsi giorni, ma sapete cosa è successo sempre negli scorsi giorni? Sono iniziati gli sconti di Swappy. Se non lo conoscete, Swappy è un sito che acquista iPhone usati, li rimette in sesto sotto ogni punto di vista e poi li vende, dandovi la possibilità di acquistare un iPhone ricondizionato che ovviamente costa meno di uno nuovo, facendo anche bene all'ambiente. Il sito è molto semplice, entrate, scegliete il telefono con colore, memoria, batteria, se vi va bene qualche graffietto oppure no, ed avete fatto. Oltre a ciò però, dall'11 novembre al 19 novembre, quindi manca pochissimo, ci saranno gli sconti pre-Black Friday, durante i quali potrete avere fino a 100 euro di sconto. Inoltre, poi, se in quei giorni vi iscrivete alla newsletter, avrete 15 euro da utilizzare effettivamente nella Black Week del Black Friday, ossia dal 20 novembre al 27, in cui ci saranno molteplici offerte. Il tutto poi coperto da una garanzia di reso fino al 6 gennaio. Io ormai sono 2 mesi che uso il mio iPhone 14 Pro Max, acquistato su Swappy e non ho mai avuto problemi. Se lo provate anche voi, quindi fatemi sapere come vi sembra. Ma ora parliamo della roba super ciotta e parliamo degli Avengers. Iniziamo dall'unico film fissato per il 2026, ossia Avengers Kang Dynasty, in arrivo il 1 maggio. Anche questo film venne rinviato, dato che in origine doveva uscire nel 2025, ma la nota dolente è che forse potrebbe essere cancellato o magari sostituito. Infatti, uno sceneggiatore ed il regista hanno già abbandonato il progetto. Inoltre, in questi giorni si parla della possibilità che Kang possa essere messo da parte in favore di Doctor Doom, cambiando completamente il film e le sorti di parte di questa saga del multiverso. Speriamo che presto ci dicano qualcosa di concreto, ma per ora Kang Dynasty esiste e rimane fissato lì. E quindi passiamo al 2027 con Avengers Secret Wars, in arrivo il 7 maggio. Il film è ancora in pre-produzione, ma è buffo pensare che una volta questo film sarebbe uscito a novembre 2025, dopo soli 6 mesi dall'originale rilascio di Kang Dynasty. Però, a parte ciò, per questo film ci sono molti meno problemi, ed anzi molte speranze.
Infatti sarà il film di chiusura del multiverso e quindi ci sarà chiunque, da vecchie versioni dei supereroi di altri film a nuove versioni dei vecchi eroi, come ad esempio Iron Man. Sarà una cosa veramente folle. Ma presentati tutti i progetti con una data, tocca citare anche i progetti annunciati in produzione, vicini bene o male all'uscita, ma senza ancora una data. Partiamo da What If 3, che è semplicemente la terza stagione. Stesse regole di sempre, ma nuovi universi. Sinceramente mi aspetto un'uscita per il 2025, così da fare un anno sì ed uno no. Infatti la prima uscì nel 2021, la seconda esce appunto adesso nel 2023, e poi quindi 2025 sarebbe perfetto. Poi abbiamo la seconda serie TV di Spider-Man, ossia Sophomore Year, che sarà ambientata nel secondo anno di liceo di Peter e seguirà le vicende della prima stagione. Infine abbiamo un grande mistero, ossia il film di Armor Wars, con protagonista War Machine. Una volta era una serie TV in uscita nel 2023, poi divenne un film per il 2024 e poi è stato spostato a data da stabilirsi. Sinceramente sono curioso, ma spaventato di vedere come funzionerà praticamente quel che è un film di Iron Man senza Iron Man. Un po' magari come Ironheart. Vedremo. E questo era l'ultimo progetto tra quelli annunciati ufficialmente dai Marvel Studios per concludere la nostra timeline. Spero vi sia piaciuta, fatemi sapere se la volete così magari ve la condivido da qualche parte. Sono molto fiero di come è uscita graficamente. Ma comunque ancora dobbiamo parlare di tutti i prodotti non annunciati, dobbiamo parlare anche di quelli Marvel Sony che stanno diventando un bel po' tra film e serie TV. Vi prometto che lo famo presto. Ma noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!